Ciao a tutti ragazzi, sono Egoman, benvenuti in questo nuovo episodio di Skyrim. Stavo andando all'accademia perché ho livellato, sono arrivato al livello 11. Ho aumentato la magica, ora posso fare, ho messo il punto qui di recupero, visto che adesso ci stiamo andando sulla magia, però mi è apparso tutto un messaggero che ha detto che ha un messaggio per me. Cos'è? Lettera da un amico. Game Legacy, hai creato qualche problema in questo luogo, Winterhold, quando hai dato dimostrazione della potenza dei tuoi tuntum. Non tutti attendono con ansia il ritorno del sangue di drago, per quanto riguarda desidero vederti crescere e sviluppare le tue capacità. Skyrim ha bisogno di un vero eroe. Dovresti andare in questo posto, Valtume, so che contiene una misteriosa fonte di potere che può essere liberata solo dal sangue di drago. Cordialmente una persona che ti è amica. Bene. Adesso sappiamo che abbiamo un luogo dove andare. Mappa. Dov'è? Qui. Ok, è abbastanza lontano, quindi c'è nemmeno un futuro prossimo. Ah sì, mi è arrivata la lettera del casino che ho fatto perché per sbaglio ho cliccato il tasto dell'urlo contro la tizia qui. Allora. Non importa cosa. No. Sarai un prezioso elemento, fermata da me. Ti do il beck, ti guiderò oltre il ponte. Quando sarai all'interno, dovrai andare a parlare con Mirabel Erbarne, il nostro maestro. Segui. Sì, praticamente adesso mi accompagna fino al coso e mentre mi accompagna lancia un coso qui, un lampo di luce. Vedete, io non ci posso andare in centro qui. Trofeo. Io non ci posso andare in centro qui, perché adesso devi fare il raggio. Muoviti. Ecco, tra le mura dell'accademia. No, muoviti. Fai pena. Sì, vabbè, idiota, l'ha lanciato qui. Sì, perché si bugga. Per esempio, una volta mi sono messo davanti, l'incantesimo è andato su di me e avevo la luce in testa. Attenti qua, ricordatevi che in questo punto è rischio di cadere. Sì, c'è il rischio di cadere. Eccola, l'Accademia di Winterhold. Bam 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 bam. Al centro del fascio di luce. Yeah. Ok, basta. Spero di essere stata chiara. Ok, questa è la tizia. Ti do Mi è il benvenuto. stato detto di venire da te. Un nuovo studente. Ultimamente siete sempre di più. Bene, per prima cosa ti serviranno questi. Non hai l'obbligo di indossarli, ma potrebbero farti sentire più a tuo agio che gli abiti che indossi ora. Faremo un rapido giro e poi inizierai la tua prima lezione. Te la senti? Vorrei dare un'occhiata in giro. Benissimo. Seguimi e non andartene in giro. Luck. Ok, allora adesso faremo così. Mi metterò quello che mi ha dato lei, cioè questo, che è utile, e anche il cappuccio per ora, e poi mi terrò questi, mi terrò questa di sicuro, questa me la terrò, la cambierò con una più potente, però per ora ci teniamo, mi farò anche i cosi. Che figo che sono. Mi farò i guanti e gli stivali elfici, così ho potenti. Armatura intendo. Però so figo così. Però mi tolgo le frecce perché fanno schifo con sto vestito, sinceramente. No, le frecce fanno schifo con quasi tutto. Così è meglio. Però mi devo mettere un altro incantesimo perché se no poi lo sparo a caso Si per trova sbaglio. sopra il salone e Sono ancora figo, più dai. sopra ci sono gli alloggi dell'arcimago. Io sono un arcimago. Sebbene tecnicamente sia il responsabile dell'accademia, l'arcimago è spesso molto occupato. E così sono io che svolgo i compiti di ordinaria amministrazione. Ora, se vuoi seguirmi, ti mostrerò gli alloggi. Purtroppo siamo stati costretti ad attuare delle rigorose procedure di ammissione a causa di problemi con i nord del fusto. Interessante. Non prevediamo risvolti realmente violenti, ma essere preparati non fa male a nessuno. Vedete come do prova della mia magia? La magia più veloce del West. Stavo cadendo. Sì, sto capendo.
vince fu. Parleremo dopo che avrò finito di mostrarti la struttura. I nostri ordinatori vengono ospitati qui, nella sala della conquista. Ti devo chiedere di parlare a voce bassa, poiché altri potrebbero essere al lavoro su talune ricerche o su esperimenti delicati. Interessante. Quindi qui dentro ci fanno la malvagità più assoluta. Caricamento. Ok. Mamma mia. Ora ti mostrerò i tuoi alloggi. Dove sei? Condividerai la stanza con i tuoi compagni apprendisti, che ben presto conoscerai. Ok, questi sono i miei alloggi. È qui che sarai. Questo letto e questa scrivania sono i tuoi. Ok, fammi prendere l'oro che sinceramente non è il mio, ma c'era. Ora torniamo nella sala degli elementi, dove la maggior parte dei membri si riuniscono per tenere lezione e per tenere studio. Sì, però prima vi voglio far vedere quello di cui parlavo, ragazzi. Cioè quello lì, del tizio che vende i cuori di Daedra. Dovrebbe essere lui. Non c'è. Ah, ecco. Lascia che ti dia un consiglio. L'Accademia non approva alcuni esperimenti. Se ne viene a conoscenza. Cosa non è permesso fare qui? Uccidere deliberatamente un tuo compagno di Accademia è una pessima idea. Ti consiglio di non farlo. Anche furto e aggressione possono metterti nei guai. Per quanto riguarda la ricerca, beh, una spiegazione esaustiva chiarirà praticamente tutto. Se hai bisogno di materia per i tuoi esperimenti, è più facile farlo fuori dal territorio dell'Accademia. Spero che tu abbia qualche moneta. Ok, anche se gli dite non ce l'ho, vi farà fare lo stesso. Allora, vedete, questo vi dà i vestiti. Vabbè, un bastone, pergamene. E fra gli ingredienti vi dà due cuori di daedra al giorno, mi sembra, più i soliti libri. Ed è così così. Allora io direi di vendere il bastone, che tanto non è molto utile. Io posso vendere, no, perché gli ho rubato, vabbè. Invece libri. Volevo solo morsa gelida. E qua ci sono le varie rune, ma sinceramente a me le rune non mi piacciono, quindi io prenderei anche... No, non posso prendere. Vabbè, intanto impariamo questo, scusate. Iniziamo a imparare le cose, già tanto. Ecco, morsa gelida sarebbe come quello di elettricità del fuoco che sto usando. Cioè questi due. So che lancia il ghiaccio. Ok, andiamo nella sala degli elementi dove ci stava dicendo il tizio prima, la tizia prima. Qui, intanto qui accanto a me c'è il mio cane, che tranquillo guarda Skyrim. Uno dei nostri più stimati stregoni. Comunque la tuta è diversa, di solito non era così, me ne hanno dato un'altra. Mi sa una meno potente o più potente. Non lo so, non era così scura. Ce ne sono più tipi di tuta e ognuno ha un effetto diverso. Ci sono quelli meno potenti di recupero, evocazione, illusione, distruzione, alterazione. Poi ci sono quelli medi, quelli super potenti, cambiano anche i cappucci di colore di potenza. Pizza casino. Sono certa che Tolkien sta già facendo lezioni ai nuovi apprendisti. Entra pure. E in caso di problemi fallo sapere a noi. Io a me non piacciono i Talmor, lo sai, vero? Sembra una donna. Ma vabbè. No, coi Talmor, ragazzi, avremo a che fare poi con la trama principale, saprete. Quella del fatto che siamo sanguinari, credo. Oh, siamo in ritardo? Quello che imparerai. Vediamo chi c'è. Accompagnerà per tutta la vita. Qui c'è un vecchio. Qui c'è un ragazzo. No. Qui c'è una ragazza e qui c'è un gatto. Come stavo dicendo, la prima cosa da comprendere è che la magia, per sua natura, è mutevole, nonché pericolosa. A meno che non sappiate controllarla, essa può distruggerti. Maestro, questo lo comprendiamo bene tutti. Non saremmo qui se non fossimo capaci di controllarla. Certamente, mia cara, certamente. Voi tutti possedete un talento innato. Lungi da me il volerlo mettere in dubbio. Quello che intendo io è il controllo autentico, la maestria nella magia. Ci vogliono anni, se non decenni, di pratica e studio. E allora cosa stiamo aspettando? Incominciamo. Calma, calma.
proprio questo a cui mi riferivo. L'impazienza deve essere mitigata dall'accortezza, o la catastrofe sarà inevitabile. Tu, siamo appena arrivati. Non hai idea di cosa è capace ciascuno di noi. E non ci vedo. Bug. Non sappiamo quale. In cui non hai detto una parola. Cosa dovremmo fare, secondo te? Ah, non so cosa pensare. Credo che dovremmo imparare qualcosa di più sulla pratica. La sicurezza dovrebbe venire prima di tutto. Beh, secondo me la sicurezza. I tuoi compagni sembrano non essere affatto d'accordo con te. No, non dategli retta. Possiamo farlo. Dacci almeno una possibilità. Dunque, vediamo. Credo che possiamo... Ah, ho capito chi è quello. Questo qua è il mago, è l'arcimago. Mi fregherò il vestito, è troppo figo. Vedo protezioni che bloccano la magia. Immagino tu non sia qui per rubare. Finalmente è solo la mela rossa. Ha una mela rossa. Ti andrebbe di aiutarmi con la dimostrazione? Sì, sì. Conosci gli incantesimi di Vigeta? Cazzo, no. Non importa. Posso insegnartene uno di base. Sarà sufficiente per lo scopo di questa lezione. Senza soldi? Ora mettiti da giù. Oh, grazie. Io ti lancerò un incantesimo. Ok, aspetta che me lo prendo. No, sì, è in recupero. Lo metto al posto del fuoco. Dovrai provare a bloccarlo. Cominciamo. Laggiù, per favore. Di fronte a me. A lezione di magia con Tolfdir. Tolfdir. Aspetta un po' più là. Ora lancia l'incantesimo di difesa e mantienilo. Non è un mistero. La reputazione dell'Accademia Skyrim sia... Bene, penso che questo sia un ottimo inizio. Gradirei che voi tutti continuaste a fare pratica di vita. Grazie. Credo che forse siamo pronti a esplorare varie applicazioni della magia nel corso della storia. L'Accademia ha avviato una affascinante operazione di scavo presso le vicine rovine di Sartaria. È un'eccellente opportunità di apprendimento. Suggerisco di incontrarci. Non so se sentite qualcosa voi, ma per vedere che cosa c'è. Praticamente ha detto che dovremmo andare a una rovina e esplorarla. Perché parla così a bassa voce che non si capisce, ma vabbè. Comunque abbiamo appreso un incantesimo. Quello che imparerai qui ti accompagnerà per tutta la vita. Sei qui da poco, sbaglio? Avevo notato la tua presenza, ma non ci siamo ancora presentati. No, signore. Signore? Bidda. Io sono Savos Aren, arcimago dell'Accademia di Winterhold. Sono felice di vedere che quasi ogni aspetto della magia qui viene esplorato ed esaminato. Ma non approvo, e mai lo farò, qualunque ricerca o esperimento che possa danneggiare gli altri membri dell'Accademia. Ci siamo capiti? Vabbè, le ricerche per il posone devono essere un problema qui. Piacerebbe sapere di più, come... anche qua. Non così spesso. Certo, è necessario correre dei rischi. Io sto cercando semplicemente di evitare morti premature. Dobbiamo inoltre compiere lo sforzo di non peggiorare l'opinione che ha di noi Skyrim. Ora, se capa! Vediamo cosa mi dice questo. Un altro nuovo apprendista. Sei di quelli che pensano di essere qui per cambiare il mondo. Con la tua persona e tutto ciò di cui ti occupi. Ti assicuro che ti osserverò molto attentamente. Sembri una donna. Osserverò tutti voi. Va bene, osservaci. Meno me ne frega. Comunque. Oh, non ti incantare. Vabbè, dovremmo andare alle rovine che sono qui. Sì, infatti sono abbastanza vicini, ma non ci andremo oggi, ragazzi. È già tanto che sono riuscito a fare questo secondo episodio. Quindi non è ancora finito l'episodio, mancano 12 minuti, quindi adesso faremo qualcosa, ma non andremo già al dungeon. Anche perché succederà un casino appena andiamo al dungeon, quindi lasciamo perdere. Invece una cosa che faremo è guardare quanti soldi abbiamo. 45, ok, adesso andiamo a fare qualcosa. Cosa si può fare per guadagnare soldi? Andiamo a rubare. Cosa si può fare per guadagnare soldi? Andiamo a rubare qui
e vediamo di prenderci altri incantesimi che c'ha il tizio. Così impariamo un po' di incantesimi e diventiamo un bellissimo mago. Un mago fighissimo. Allora. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Come fa a vedermi quello che vuole? Me lo spieghi? Ma me lo spieghi? Ma me lo spieghi? Vabbè, mi dice che c'è qualcuno. Qua non c'è nessuno. No, aspetta, questa è la mia. Che cazzo faccio? Boom. Questo non lo tengo. No. Ok. Ok. Cosa? Chi ha detto? La granada non la prendo perché tanto anche se la granada non la prendo perché anche la anche se la prendo cioè non posso venderla di solito se la rubo. Ma chi è che sbadiglia? Cioè, avete sentito? Qualcuno che sbadigliava. Siete stanchi? Amuleto di beh, vabbè ce l'ho già. Questo è mio? No. Boom, sciacallacca, lacca, boom. Ci siamo fatti un cento monete, facendo così, ragazzi. Oh, è il best metodo di rubare. Quando dovete avere dei soldi, andate dai compagni e rubate, o andate all'accademia e rubate. Di su non c'è un altro piano, ma bensì c'è la roba dell'arcimago adesso qui. Vorrei riuscire a rubare il tizio a cui vendo la roba. Quindi. Le torce me le tengo. Perché con le torce. Ah, le torce tipo si scaricano. Sono serio, dopo un po' tipo non ti funzionano. Cioè, come se ti scompaiono da diventare. Moneta di questo è utile, questo è utile. Vabbè, qua c'è del cibo, qua c'è un tizio che dorme. Uno dei maghi qui ci darà una missione secondaria di provare delle pergamene sue su dei tizi. Ricordiamo, è un uomo gatto, ricordiamocelo sta cosa. Vabbè, l'ametista è la stessa cosa, se la prendo, se la rubo non posso rivenderla. È una roba inutile rubare, perché se rubi una cosa dovresti poter rivenderla, perché non te la fanno rivendere? È ingiusto. Qui chi c'è? Un tizio a caso. Una tizia mi sa invece. Un tizio. Un tizio, una tizia, che cavolo, cambia. Aspetta che forse aveva un effetto. No, non aveva un effetto. Pensavo che aveva una magia sopra. Ui, c'è un bel borsone di monete. Comunque ricordiamoci, regole per l'accademia: non uccidere, non rubare. Bene, una l'abbiamo già giocata. Spero che tu abbia fatto. Sì, allora, ho monete. Quante monete ho? 280. Allora, no, libri. Dardo, non c'ho abbastanza. Non ho abbastanza per niente. Scintille, ma ce l'ho già. Varie. Sì, vabbè. Perché non ho bestiario, no. Ah, mi servono. Forse potrei prendermi. No, neanche qualità era, posso prendermi. No. Va bene. Ma sì, va bene, va bene. Va bene, dai, avviamoci verso il coso. Aspetto ancora la magia di difesa. Sinceramente. Io preferisco avere due magie di attacco e al massimo mi metto quella di cura nell'altra mano e la uso. Di solito faccio così, mi tengo sempre una magia di cura a portata di mano. Allora, avviamoci verso la miniera, le rovine che dobbiamo esplorare. No, drago.
cava, che adesso muoio. Guarda come muoio male, guarda come muoio male. Ragazzi. Ho paura. Non posso neanche aspettare o teletrasportarmi via perché c'è un nemico, quindi. No, non cadere. Eccolo. Sì, vai così, morto. Yeah. Ok, usciamo e corriamo via subito. Non c'ho voglia di combattere contro un drago. Però c'è il problema che tipo se torno in quella città il drago ci sarà sempre. Allora dovremmo fare tipo parkour e sprint per riuscire a entrare nell'accademia. Vabbè. Via. No, no, via, fugotto, fugotto. Dove sto andando? Ok, sbagliavo strada completamente. Non mi prenderai. Sono troppo figo. Salta, salta. Non dovrei saltare perché saltando mi faccio vedere, ma... Ok, come vedete ora posso passarci sopra sti cosi, anche se non li ho attivati tutti. Ma pure la tizia è scomparsa, beh. Scappiamo. Non ci prenderanno mai. Grande, siamo sfuggiti a un drago. Ok, ma io dovrei andare di là, vero? Sì. Quindi saliamo per di qua. Camminiamo sulle roccine delle belle. Cioè saltiamo sulle roccine. No, non posso neanche camminare di qua. Ah, di qua. Cioè, esiste una strada. Ma a me non piace seguire la strada, lo sappiamo. No, non è una strada, non è niente. Come faccio ad arrivare dalle altre parti? Devo fare un giro lungo chilometri e chilometri. Beh, almeno siamo scappati al drago. Come lo dico, adesso apparirà un drago. Agu. Chi è? Oh! Ho preso un colpo! Ho fatto uno scatto che non avete visto! Cavolo, sto morendo. Pozioni. No, faccio solo cura minore. Ecco. No, ma no, erano in due. Erano in due. Aste maledette. Aste maledette, guarda te. Vabbè, mi sa che staremo 30.000 anni per fare quello, quindi ci concentreremo su qualcos'altro per ora. Non è obbligatorio farlo. Allora, cosa potremmo fare invece? Potremmo fare la missione dei compagni, potremmo fare la missione dei Barba Grigio, probabilmente potremmo farlo in realtà, eh? Allora, prima facciamo un bel fugotto. Ah, è scomparso il drago. No, quello cavolo. Stavo cadendo. No, mi stai seguendo? No, quel cavolo che mi stai seguendo è davanti a me. No, non è davanti a me. Dov'è? Oh, cavacca. No, non mi bruciare. No, non me l'ha schivato. Oh, ok. Dove sei? Ragazzi, ci sono un modo per uccidere un drago ed è con l'arco. Basta. Ecco, perché fra l'altro mi sono migliorato l'arco e lascia. Eccoti, draghetto bello.
muoviti. Dobbiamo ucciderlo prima che finisca il video. Non ci riuscirò, lo so. Manca tipo un minuto e mezzo, quindi... Ecco perché odio la mia... odio questa scheda e me ne prendo una nuova, perché... sempre fare video di 24 minuti senza poter scegliere io quando togliere. Voglio essere io il padrone di quando far finire il video. Intanto io lo sto beccando... sì, però con sto fuoco non vedo niente. Oh, ecco. Una pozioncina ci sta sempre bene. Anche due. Sì, però questo... costo fuoco. Ragazzi, mancano 40 secondi, io... potrei anche, sì, vabbè, vi saluto. Ci vediamo al prossimo episodio, in cui vi dirò se ho sconfitto questo drago o se sono morto nel tentativo. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto. Potrei anche salvare mentre combatto col drago, così lo finiamo insieme. Ah, eccolo il drago. È comunque tutto per questo episodio, ragazzi, perché mi sta anche ammazzando, sinceramente. Quindi, ci vediamo al prossimo episodio e l'ho sconfitto. Ecco fatto. Morto. Bene, ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi.